degli enti locali, mi occupo del coordinamento delle polizie locali in provincia di Salerno. Dimmi tu quando vorrai. È un evento, una manifestazione nazionale, però si conoscono bene i problemi che affrontano gli agenti della polizia locale sul territorio. È una delle ultime manifestazioni che abbiamo messo in campo a livello nazionale per rivendicare il ruolo di polizia di prossimità. È inutile nascondere, questo governo, le autonomie locali fanno finta che sul territorio esiste esclusivamente un determinato di polizia, ma la vera polizia di prossimità la svolgono quotidianamente i poliziotti delle polizie provinciali e delle polizie municipali sul controllo sul territorio, e una sinergia continua e attiva per la sicurezza a 360 gradi. Ecco, appunto, sul territorio salernitano c'è questa questione, questa vertenza della polizia provinciale. Come può avviarsi questo riassetto della polizia? È uno sconforto, una delusione. Il governo che fa di tutto per distruggere tutto quello che nel passato si era messo a regime per assicurare la sicurezza, e la polizia provinciale sta pagando lo scotto. Pensate soltanto che con la scomparsa della forestale e con la scomparsa, ahimè, dei compiti specifici della polizia provinciale che svolge sul territorio, non avremo più una vigilanza costante sulla terra di fuochi, per esempio, quindi polizia ambientale, oppure sull'antibracconaggio. I nostri parchi, che sono tutelati dall'UNESCO, saranno terra di nessuno, oggetto di continue aggressioni e purtroppo saranno dato alla mercé di tutti. In tutte le piazze d'Italia, e anche per rivendicare il ruolo pregnante e anche contrattuale, le nostre rivendicazioni che mettiamo sul campo per essere parificate realmente alle forze di polizia. Facciamo le funzioni dal 1976 che lo Stato ci conferisce, e purtroppo non vediamo rimunerati. Non vogliamo essere poliziotti di serie C, ma almeno un poliziotto di serie B, questo lo chiediamo a viva voce, riconoscimento appieno della funzione della polizia locale.